Grazie Presidente. Allora, nel corso della discussione che insomma si sta svolgendo su questa salvaguardia e comunque insomma sui provvedimenti contenuti all'interno da un punto di vista insomma economico di questa variazione sono state dette molte cose che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, non sono assolutamente corrette. Allora, prima di tutto partiamo da un dato. Quando siamo entrati all'interno di questa amministrazione, è ragionevole anche pensare che sicuramente rispetto al pregresso, se pensiamo soltanto alle tempistiche con cui venivano approvati i bilanci di previsione o comunque insomma i documenti di programmazione economica, è evidente che dal punto di vista di metodo questo atteggiamento da parte dell'Assemblea Capitolina ha avuto certamente un elemento di discontinuità. E quindi questo è un primo elemento che sicuramente è fondamentale registrare e non possiamo, dal mio punto di vista, poi per carità ciascuno è libero di, anche le altre forze politiche, di affermare quello che vogliono, però da questo punto di vista il dato è certamente importante negli ultimi 4 anni, da quando diciamo sono state vinte le elezioni a Roma dal Movimento 5 Stelle, è evidente che l'Assemblea Capitolina si è sempre prodigata per riuscire e di conseguenza ovviamente poi anche la Giunta nel sottoporre, quindi nei tempi necessari e previsti insomma dai regolamenti le proposte di delibera che riguardavano quindi l'approvazione del bilancio di previsione e ovviamente tutti quegli atti successivi di programmazione economica. Quindi, da questo punto di vista, mi pare che un elemento di distinzione, comunque, rispetto a un modo di gestire la programmazione economica ci sia stato. Ed è un dato assolutamente politico, rilevante, che magari, come dire, un trend che cambia e che magari poi continuerà non solo in questa, ma anche nelle prossime consigliature. Ma questo elemento di discontinuità, dal nostro punto di vista, dal punto di vista politico. Gli equilibri, diciamo, di bilancio. Ora, non possiamo, dal nostro punto di vista, dire che in questa amministrazione ci siano stati problemi o questioni legate a bilancio e previsione, perché o comunque alle successive variazioni o ai momenti, diciamo, importanti della programmazione economica. E questo dal punto di vista politico lo possiamo dire perché è evidente che rispetto a 6, 10 anni fa, 15 anni fa, quando in questa città, come dire, per un motivo o per un altro, ci si è trovati di fronte a delle emergenze dal punto di vista contabile che hanno poi reso necessario un interventi anche normativi da parte dello Stato per poter riconciliare quello che potevano essere, no, la gestione del bilancio cosiddetto ordinario, quello ante 2008, sicuramente anche da questo punto di vista la consiliatura possiamo dire tranquillamente che si è distinta per aver, come dire, rimesso o comunque messo i conti in ordine, garantendo degli equilibri, e su questo voglio ringraziare anche l'assessore Lemmetti che comunque con il suo lavoro e anche la sua presenza, insieme ovviamente al dimesso insomma presidente Terranova, che comunque da sempre sono riusciti anche nella, come dire, nell'attività, no, politica di programmazione dell'ente e quindi delle scadenze, a riuscire sempre, come dire, a garantire questo equilibrio. E quindi l'altro, il secondo dato politico che secondo me è bene quindi far emergere è l'equilibrio dei conti. E perché è importante? Perché è evidente che un'amministrazione che spesso viene detto che l'amministrazione in alcune circostanze non spende tutte le risorse economiche fino all'ultimo centesimo che sono in bilancio. Probabilmente è un'attività fisiologica che capita in tutte le amministrazioni e voi sicuramente a Roma, ma non è tanto questo, il fatto anche di avere una capacità
di risparmio rispetto a, pensiamo soltanto a determinati contenitori nel bilancio come il fondo passività potenziali che o altri. Categorie, no, del bilancio che necessitano poi in determinati momenti, magari dell'anno, di dover essere coperti. È evidente che un'amministrazione che pone in essere un atteggiamento come diligenza del buon padre di famiglia, è ovvio che questa attività si completa e va interpretata in questa direzione. Veniamo poi all'attività che è stata, come dire, posta in essere anche attraverso questa delibera. È evidente che l'emergenza che abbiamo vissuto e la situazione comunque complessa che stiamo vivendo anche dal punto di vista del mercato delle entrate è una questione che hanno subito tutti gli enti locali e su questo io voglio ringraziare anche l'amministrazione, gli uffici, ma anche questa assemblea per aver affrontato questo tipo di situazione e quindi riuscire a garantire comunque quelli che sono oggi i servizi essenziali e al tempo stesso e contestualmente anche proseguire con una programmazione economica dell'ente, diciamo, di tutto rispetto, tenuto conto anche dell'importanza, della città, di Roma e quelli che sono anche i fabbisogni, se pensiamo soltanto che Roma è di estensione territoriale di 1200 km quadrati, è evidente che, diciamo, complessivamente avrebbe un fabbisogno pari a 7-8 grandi città, d'Italia e quindi, come dire, se andiamo a paragonare il bilancio di previsione, della città di Roma e lo confrontiamo con altri bilanci di altre città, anche dell'estero, altre capitali, ci rendiamo conto che Roma sicuramente dal punto di vista di sostegno e di supporto da vari soggetti, che può essere lo Stato, fondi europei, eccetera, ha sicuramente necessità di ulteriori risorse e quindi il lavoro che oggi viene fatto con le risorse messe a disposizione, dal nostro punto di vista, non si può assolutamente dire che sia, diciamo, negativo, anzi, va rivendicato il lavoro che sia Assemblea Capitolina, sia il Movimento 5 Stelle, ma anche i municipi hanno, come dire, lavorato su questo e visto che è stato citato anche il tema del, come dire, anche del rapporto con i municipi, bisogna riconoscere un dato e anche qui io invito, poi magari sarò smentito, però i consiglieri anche dell'opposizione a verificare quali sono le risorse economiche sul titolo secondo che nel corso di questi anni sono state riconosciute ai municipi di Roma Capitale anche rispetto agli anni passati. E da quello che ho potuto, ripeto, dai calcoli che ho fatto io, è evidente che c'è stata un'attenzione mano a mano crescente nei confronti, dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista economico, nei confronti delle attività e degli interventi, ripeto, soprattutto il titolo secondo, anche da parte, diciamo, che riguardano ovviamente i municipi. E quindi dare la possibilità anche ai municipi di attuare, perché il regolamento del decentramento di fatto già riconosce molti perimetri, poi molto può sempre essere fatto anche, io penso, soprattutto con interventi di carattere normativo, ma di certo anche questa attività è un'attività che è stata posta in essere. Quindi su questo anche punto mi sento di dire che politicamente, insomma, quel tipo di questioni siano infondate. E così anche sul tema delle partecipate, io voglio ricordare che questa Assemblea Capitolina ha approvato, adesso la data precisa non la ricordo, ma stiamo parlando di almeno un anno e mezzo fa, credo fosse appunto il 2018, ha approvato tutta una serie di atti che andavano nella salvaguardia di quella che è la più importante azienda del trasporto pubblico d'Italia, forse anche d'Europa, che è appunto l'ATAC. Allora è evidente che l'amministrazione, o comunque diciamo che riguardano l'affidamento e tutto il resto, quindi è quell'operazione, un'operazione anche quella che secondo me va riconosciuta dal punto di vista anche come punto di vista di energia che l'Assemblea Capitolina e di rispetto, insomma, che ha voluto porre in essere il Movimento 5 Stelle nei confronti anche di tutti quelli di quei dipendenti. E quindi oggi noi abbiamo un'azienda, poi per carità, ripeto, l'opposizione può avere anche un punto di vista diverso, però da quell'azienda è in piedi. Prima poteva, magari avrebbe dovuto, come dire, seguire un epilogo diverso, poteva esserci una conseguenza del tutto negativa, e invece è in piedi.
E in piedi, grazie a una serie di delibere, sono state approvate proprio dall'Assemblea Capitolina. E quindi, dal punto di vista di sostenibilità e di equilibrio, mi pare chiaro che anche quel tipo di interventi siano stati anche, come dire, molto coraggiosi, siano stati fatti, ci cioè se ne è assunti la responsabilità politica e amministrativa di farli, e assolutamente mi viene a dire che se ne andiamo fieri, e ne vado fiero assolutamente anche io. L'ultimo dato che invece mi corre anche questo, l'obbligo di dare l'ulteriore precisazione su quello che è, come dire, per quale motivo questo provvedimento, questa delibera 155, si inserisce all'interno di un'attività che stiamo portando avanti, riguarda i debiti fuori bilancio. Su questi, io stesso, come Presidente di Commissione, l'altro giorno continuiamo ad approvare provvedimenti che, nel mio caso, che riguardano i dipendenti, insomma, del personale capitolino, giustamente, tra l'altro, per sentenze, ma abbiamo approvato molti altri debiti fuori bilancio, anche importanti, che riguardano le società partecipate, che insomma appartengono un po' anche al passato. Ora, questo, ripeto, non è una questione di mettersi a discutere, puntare il dito altro, ma è cerchiamo anche di essere onesti intellettualmente, andiamolo a riconoscere che effettivamente in questa consiliatura quel lavoro è stato fatto, perché io ricordo una seduta d'Assemblea Capitolina, e poi magari se interverranno altri consiglieri, ricorderanno precisamente quando è stato, forse anche quello un anno e mezzo fa, verso la fine dell'anno, dove abbiamo approvato un numero molto molto elevato di delibere di debiti fuori bilancio che appartenevano ovviamente anche quello un po' al passato. Questo è per dire semplicemente che l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle nell'ambito della gestione del bilancio in realtà è sempre stato quello della diligenza del buon padre di famiglia, quello di mettere a posto i conti, che continua ovviamente con il lavoro anche da parte dell'assessore Lemmetti, che prontamente, comunque, anche attraverso le altri, insomma, provvedimenti, e devo dire registrando anche un'importante partecipazione e disponibilità alle sedute d'Assemblea Capitolina, stiamo sicuramente riportando i conti ad un equilibrio tale, anzi forse sono già stati riportati ad un equilibrio tale che ovviamente dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è assolutamente invidiabile dal punto di vista politico, dal punto di vista di attività amministrativa. Poi è ovvio che ciascuna forza politica può, come dire, entrare un po' nel merito di una singola voce di bilancio piuttosto che un'altra e dire no, a nostro avviso si doveva spendere di più in un aspetto piuttosto che un altro. Questo poi attiene ovviamente anche alle scelte politiche che ogni amministrazione fa sulla base delle proprie linee programmatiche. Noi abbiamo delle linee programmatiche che ovviamente riversiamo nei documenti unici di programmazione e all'interno ovviamente delle politiche di bilancio, e vanno in un'altra direzione. Quindi far passare come del tutto sbagliate o inconferenti con la realtà quelle che sono le nostre linee programmatiche, credo che questo insomma sia un po', come dire, superfluo. Non credo che dal punto di vista politico possa essere oggetto di attenzione, anche perché, ripeto, le nostre linee programmatiche sono abbastanza chiare e quindi quelle si riversano all'interno delle politiche di bilancio. È ovvio che se ci fosse stata un'altra amministrazione magari avreste fatto scelte di bilancio diverse, ma questo attiene qui alle strategie che noi abbiamo deciso come amministrazione quando ci siamo insediati, quindi poi come maggioranza e come gruppo capitolino, anche attraverso gli atti che abbiamo approvato in Assemblea Capitolina, ordini del giorno e emendamenti, di fare, penso soltanto ad esempio al bilancio partecipativo, insomma, tutta una serie di interventi che comunque danno una prospettiva per il futuro e soprattutto anche un modo diverso di, come dire, un metodo prima di tutto, un metodo, cioè quello che deve, secondo noi deve emergere è che il metodo su come deve essere gestito il bilancio ovviamente è cambiato. Cioè, su questo, dal mio punto di vista politico, non credo che non possa essere riconosciuto. Ecco, quindi,
Questo è un provvedimento che si inserisce all'interno ovviamente di questa attività, che tiene sempre conto ovviamente di questi equilibri e di questi fabbisogni, che interviene dove ovviamente è necessario anche rispetto agli accantonamenti che devono essere fatti, ripeto ad esempio sul fondo passività potenziali ce ne sono molti, rispetto anche all'elevato, come dire, capacità anche di avere un avanzo che poi può essere messo a disposizione dei municipi, e che effettivamente così è stato. Credo ovviamente, quindi, da questo punto di vista, in conclusione, Presidente, che questo sia un provvedimento assolutamente in linea con quello che è la nostra attività che portiamo avanti da 4 anni, in linea con le linee programmatiche del Movimento 5 Stelle, che tiene in equilibrio i conti e che fa fronte a una situazione di emergenza che abbiamo tutti ovviamente subito e condiviso o comunque vissuto, e che continueremo ovviamente in questa direzione. Grazie.